Aspettate, dopo riattiviamo. Mi raccomando, quando adoriamo il Signore, facciamolo con voce un pochino più sommessa. Qua. Gloria al Signore Gesù. Aspettiamo qualche minuto che si collegano anche gli altri. Gloria al Signore Gesù. Grazie, Signore. Intanto possiamo fare una cosa. Intanto che aspettiamo gli altri che si collegano, metto un bel cantico che ci fa da introduzione su quello che dobbiamo fare in questa sera, cioè raccontare l'opera del Signore. Voglio a tutti raccontare del Signore. La potenza, la grandezza e la virtù ha cambiato la mia vita ed il mio cuore. Io non posso fare queste cose, solo Gesù. Mio nome ama come Salvatore. Quanto mi amo
Gloria al nome santo del Signore. Quanto mi amò Gesù. Alleluia. Egli ha dato la sua vita per noi su quella croce. Gloria a Dio. E questo sarà un po' l'argomento principe di questa riunione. Vogliamo raccontare, fratelli e sorelle, quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Con quale scopo? Lo scopo è uno solo, quello di diffondere il messaggio del Vangelo, cioè fare in modo che altre persone possano ricevere risposta alle loro preghiere. Ora, prima di aprire questa riunione, questa non è una vera e propria riunione di culto, diciamo è una riunione evangelistica, cioè vogliamo, come ho detto poc'anzi, raccontare quello che il Signore ha fatto per noi. Allora, come sicuramente avrete notato, questo non è un canale a scopo di lucro, anche perché insomma gli iscritti sono veramente pochi, quindi le visualizzazioni e i like, lo dico per quelli magari che non sono tanto avvezzi su questi argomenti, non vengono monetizzate. E lo scopo di questo canale, perché ogni canale ha un suo indirizzo, ci sono canali che appunto si propongono di voler parlare del ritorno di Gesù, di tutti gli eventi, che sarebbe il canale del nostro caro fratello Alessio, che è qui in mezzo a noi, al quale io do il benvenuto, fratello Alessio Evangelisti, voi lo conoscete il suo canale meglio del nostro. E lui ha questo indirizzo, questo desiderio nel cuore e questa chiamata. Questo canale invece ha un altro tipo di obiettivo, che poi sono alla fine il finale lo stesso, insomma, che è quello di promuovere l'opera di Dio. Questo è l'interesse. Quindi non ci interessano le schermaglie dottrinali. E fratelli e sorelle, vi raccomando di non iniziare, ecco, argomenti solo per insomma, vorrei evitare le diatribe dottrinali. Il nostro desiderio è quello di divulgare il messaggio d'amore del Vangelo, di parlare del dono di Dio in Cristo Gesù. E noi siamo convinti nel nostro cuore che il Signore in questo momento può salvare, liberare, guarire e battezzare nello Spirito Santo. Siamo convinti di questo. Dio lo può fare perché se ci sono delle persone, dei credenti che in questo momento stanno in comunione con Lui, stanno pregando il Signore, Dio è ovunque. Il suo Spirito, come diciamo spesso, è vicino a coloro che lo invocano, a coloro che lo invocano in verità, fratelli e sorelle. Quindi, avendo fatte queste dovute precisazioni, vogliamo chiudere gli occhi e con rispetto e con amore accostarci a colui che ci ama. Gloria al Signore. Adesso riattiverò l'audio, perché è bello quando preghiamo insieme di sentire anche altri che lodano e glorificano il Signore. Mi raccomando, facciamolo sempre con una certa attenzione, non come quando stiamo in chiesa, ma ecco qua, potete riattivare l'audio. Gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Vogliamo chiudere gli occhi e pregare. Gloria al Signore Gesù. E morì, soffrì per me in sulla croce. Quanto mi amò Gesù. Quanto ti ama il Signore Gesù. Signore, in questa sera facci sentire il tuo amore. Alleluia. Gloria al tuo nome. Nessuno ama come il Signore. Gloria a te. Signore, aiutaci a divulgare il tuo messaggio. Gloria al tuo nome. Gloria a te. Guida questa riunione. Gloria a te, Signore. Dio. Gloria a te. Guidala, Signore, per lo Spirito. Benedetto il tuo nome. In nome di Gesù. Alleluia. Gloria al tuo nome. Gloria a te, Dio. Alleluia. Gloria al tuo nome. Gloria a te, Santo, noi veniamo a te nel nome di Gesù in questo momento per ringraziarti per l'opportunità che ci stai dando di poter parlare di te. Signore, sappiamo di essere immeritevoli, però tu ci accetti così come siamo, Signore. Ti chiediamo di lavare, di purificare il mio cuore, il nostro cuore, Signore, fare in modo che ogni cosa sia guidata dallo Spirito tuo. Tu lo sai che il nostro desiderio, il nostro intento è quello di parlare di te. Vogliamo che questo messaggio d'amore giunga ai cuori. Vogliamo, Signore, desideriamo che tu
salvi, che tu battezzi, che tu guarisci, che tu liberi, perché tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Noi siamo fermamente convinti, Signore. Padre, ti prego, ascolta questa preghiera, guida questa riunione, perché te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Alleluia. E non vorrei fare una riunione troppo lunga, vorrei subito andare al sodo, insomma, che andiamo subito a quello che è lo scopo. Ora, a turno, abbiamo iniziato a voler, insomma, a dare la possibilità a tutti quanti di poter testimoniare, cioè poter raccontare quello che il Signore Gesù ha fatto nella nostra vita, cioè quello che Dio ancora oggi compie nei cuori, nelle persone, di coloro che lo desiderano. E abbiamo in mezzo a noi la sorella Ornella, che adesso vado a cercare nella galleria. Eccolo qua, la nostra cara sorella, che poi sarebbe anche la mia sorella. Gloria a Dio. Sorella spirituale, anche sorella. Alleluia. Aspettate che cerco. Ecco qua. Ecco la nostra cara sorella. Gloria a Dio, sorella Ornella. Alleluia. E sapete, poi un giorno vi racconterò anche la testimonianza. La sorella Ornella è stato. Io ogni tanto mi commuovo, non ci fate caso. Lo strumento che il Signore ha usato per la mia salvezza, il Signore l'ha utilizzata, gli ha dato questa grazia di poter essere usata. Gloria a Dio. Io spero che in questa sera, anzi togliamo lo spero, il Signore questa sera guiderà la sorella Ornella. E ci siamo dati un piccolo metodo, fratelli, ma solamente così, per rendere più semplice la testimonianza a chi ascolta, cioè andare un po' per gradi. Chi era la sorella Ornella prima di ricevere la salvezza e come ha ricevuto la salvezza, come ha cercato lo Spirito Santo, come il Signore l'ha battezzata, e poi lei darà magari un messaggio finale a coloro che ascoltano. Sorella Ornella, gloria al Signore. Buonasera, la pace del Signore a tutti. Io ho la mia testimonianza. Aspetta Ornelletta che tolgo un attimo, scusa che ti interrompo così. Sì, prego. Tolgo un attimo l'audio a tutti quanti e a te lo riattivo. Ecco qua. Scusami. Prego. Prego. Fatto. Allora, io fin da piccola ho avuto conoscenza delle verità bibliche perché i miei genitori erano cristiani attivi. Per loro io ho sempre avuto molta stima, poiché notavo che quello che mi insegnavano lo mettevano in pratica e per me sono stati un valido esempio di vita. Ho pertanto trascorso la mia giovinezza in un ambiente familiare sano e all'età di 18-19 anni però ho voluto conquistare la mia indipendenza per potermi gestire la vita un po' a modo mio, secondo le mie idee, e mi dichiaravo addirittura atea. Infatti, appena sposata, mio marito fu regalato il Nuovo Testamento ed io glielo nascosi sostituendolo con le riviste che a lui piacevano molto. Avevo un buon lavoro, ovviamente possedevo un'auto e mi sentivo indipendente, pur continuando a vivere nella mia famiglia. Le mie giornate erano molto intense, oltre al lavoro studiavo, frequentavo palestra, amavo molto il ballo, non mi mancavano svaghi e divertimenti. E all'apparenza non difettavo di nulla. E malgrado quello stato di apparente benessere, interiormente comunque sentivo una profonda insoddisfazione e cercavo continuamente altri rimedi. Mi sposai e mi nacque una bella bambina che si chiama Paola, ora non è più bambina, ma neanche quel grande avvenimento mi soddisfaceva. Invece c'era ancora un profondo vuoto che nessuna piacevole circostanza riusciva a colmarmi. Ma un giorno nella mia vita tutto cambiò e di conseguenza nella vita della mia famiglia. Questo prima della conversione. Poi posso dire e come ho fatto a conoscere il Signore, che esperienza ho fatto, in che modo.
anche se io, come ho detto, mi dichiaravo atea, un giorno mia madre mi invitò nella chiesa che io sto frequentando da anni, e dicendomi che alcuni giovani avevano fatto un'esperienza personale con Dio. Beh, da quelle parole io ne rimasi stupita. E allora che cosa feci? Decisi di andarli a vedere. Ed un appena entrai in quella chiesa, vidi dei giovani e anche meno giovani che pregavano, parlavano direttamente con Dio, liberamente, avevano una comunione con Dio, si vedeva proprio, ma si sentiva anche dall'aria, ma anche da come si vedevano, e adoravano Dio proprio con spontaneità, senza nessun impedimento. Mentre loro pregavano, io avvertii un'atmosfera di serenità, e in quel momento mi resi conto che anch'io ne avevo bisogno. E allora iniziai a pregare come loro. Tentai per 3 volte, ma mi sentivo incapace. E non ero neanche certa che poi Dio mi ascoltasse. Ma comunque con la mia mente io chiesi a Dio, Signore, aiutami a pregare, forse io non sono capace. E proprio da quel momento, appena ho pronunciato quella semplice invocazione, cominciai ad avvertire una pace, ma non una pace così superficiale, una profonda pace. E in me subentrò subito il desiderio di conoscere personalmente Dio. Ritornai a casa e cominciai a leggere la parola di Dio, la Bibbia, iniziando dal Vangelo di Giovanni e poi l'Apocalisse, e cominciai da sola a pregare Dio, come dice, è scritto nella Bibbia: entra nella tua cameretta, serra il tuo uscio, ossia stai sola con il Signore, perché il Signore vuole una comunione personale. Quindi ho pregato Dio nel nome di Gesù, come è scritto nella sua parola, no? E vi è un solo Dio ed un solo mediatore fra Dio e gli uomini, e Gesù Cristo, che lui ha dato la sua vita, no? Cioè, per riconciliarci con Dio. E quindi io ho esposto a Dio i miei problemi. Da allora, e mi ricordo ancora la data, esattamente il 18 dicembre del 1979, sono trascorsi 41 anni, e continuamente di giorno in giorno trovo l'appagamento nel Signore, trovo in Dio quella pace così profonda che in questo mondo nessuno può dare. Infatti nel Vangelo di Giovanni è scritto che Gesù dice: io vi lascio la mia pace, io vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà. Ringrazio Dio che comunque attraverso questa esperienza che ho fatto, che sembra piccola ma è molto grande e profonda, Dio ha cambiato la mia vita. Io non ho più avuto necessità di cercare soddisfazione intorno a me. Io sono nata di nuovo, e questo mi commuove, io sono nata di nuovo. In seguito a questo ho ubbidito al comando del Signore che è scritto nella Bibbia, nel Vangelo di Marco, che dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. E quindi questa è come io ho conosciuto il Signore. Amen. Amen. Allora ci fermi. Devi finire, Ornella? No, per questo va bene. Poi ho fatto un'altra esperienza con il Signore. Sul battesimo. E racconta. Ah, il battesimo no, ci fermiamo un attimino. Su questo cambiamento che la sorella ha citato. A tal proposito, fratelli e sorelle, è importante leggere una cosa sulla parola del Signore. Adesso l'andiamo a cercare. Gloria al nome santo del Signore. Si trova, innanzitutto vogliamo leggere una cosa importante che riguarda il comando che il Signore Gesù ha dato ai suoi discepoli. Marco capitolo 16, leggeremo dal versetto 15. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Un piccolo inciso: questo è il motivo perché noi facciamo il battesimo ai grandi. I piccoli, come dice la parola di Dio, come dice Gesù, lasciate i piccoli fanciulli, venite a me perché di loro è il regno dei cieli, non hanno bisogno del battesimo.
ma chi avrà creduto? Quindi si parla, insomma, di persone coscienti. E sarà stato battezzato, sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Ora andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. Il Vangelo significa la buona notizia, e la buona notizia è che Cristo Gesù è venuto su questa terra per morire sulla croce, risuscitare per la nostra salvezza. Gloria a Dio, noi dobbiamo annunciarlo quel nome. Un'altra cosa importante, la sorella ha parlato appunto di questo cambiamento che c'è stato nella sua vita. E questo è fondamentale, fratelli e sorelle. In Giovanni capitolo 3, e lo leggeremo dal versetto 1, dice così la parola di Dio: c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, quindi un insegnante della legge, che di notte si presenta a Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Quindi si presenta a Gesù perché era rimasto stupito dei miracoli, ma il Signore Gesù porta l'argomento su un qualcosa di più importante, o forse del miracolo dei miracoli, che adesso leggeremo. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E Nicodemo gli disse: ma come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Unica condizione per entrare nel regno dei cieli. Il Signore Gesù pone enfasi su questo argomento. Dice: guarda Nicodemo, i miracoli sono importanti, ma se tu non nasci di nuovo, cioè se nella tua vita non c'è questo cambiamento, tu non puoi entrare nel regno dei cieli. Qualcuno, l'ultima volta che abbiamo fatto questa live, mi ha detto: ma allora solo i battezzati nello Spirito Santo vanno in cielo? No, nel cielo ci andranno coloro che avranno accettato Gesù nel proprio cuore, i nati di nuovo. Nascere di nuovo non significa, non è frutto del nostro sforzo o della nostra religiosità. Nascere di nuovo è opera dello Spirito Santo. Cioè, dal momento che noi accettiamo Gesù come nostro personale Salvatore, lo Spirito Santo entra nella nostra vita e inizia in noi un'opera di rinnovamento, di cambiamento. Quindi, cari amici, cari fratelli, care sorelle, questo è il messaggio. Quando Gesù disse a Nicodemo: bisogna che nasciate di nuovo, allora noi una cosa sola dobbiamo fare: credere in quel sacrificio e chiedere al Signore Gesù in questo momento, se non l'hai mai fatto, di entrare nel tuo cuore. Egli cambierà la tua vita, cambierà il tuo cuore, cambierà i tuoi sentimenti, inizierà questa opera meravigliosa. È il miracolo dei miracoli, fratelli e sorelle. Noi diamo tanta enfasi alle guarigioni, alle liberazioni, e sì, per carità, sono cose importanti. Ma Gesù un giorno disse: ma che giova all'uomo, parlando, va bene, di un altro argomento, se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Ci sono state persone guarite, liberate, parlavamo con una persona poco fa di questo argomento, guarite dal Signore, che poi si sono allontanate e non sono più venute in chiesa. Fratelli, sorelle, è importante, sì, la guarigione, ma ricerchiamo, se tu ancora non l'hai fatto, chiedi al Signore che in questa sera entri nel tuo cuore, e Egli ti donerà la certezza della vita eterna, che risiede solo in Cristo Gesù. Un ulteriore versetto e poi continuiamo ad ascoltare la testimonianza. In 1 Giovanni capitolo 5 è scritto così: versetto 9. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio suo.
Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E sentiamo un po' qual è questa testimonianza. La testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Scusate che non l'ho messo in evidenza. Sorella Ornella, continua a raccontare quello che è successo dopo questa esperienza meravigliosa della nuova nascita. E quindi dalla mia nuova nascita passò qualche mese e insieme ad altri che credevano alla parola di Dio, ovviamente, ci radunavamo semplicemente nelle case e chiaramente anche nella chiesa, perché desideravamo essere battezzati nello Spirito Santo. E Dio rispose, e questo mi commuove perché è una cosa molto grande, immensa. E Dio rispose, cominciò a battezzare nello Spirito Santo uno dopo l'altro. Anch'io pregavo, ma non lo ricevevo e pensavo che non l'avrei mai ricevuto. Ma un sabato, che ci saremmo riuniti a casa di una giovane coppia cristiana, mi giunse la notizia che mia cognata Pina, la sorella Pina, aveva ricevuto questo prezioso dono. Proprio mentre era in comunione con il Signore, fuori di un ristorante, a Collalto Sabino. E questo mi incoraggiò di continuare a pregare. Mentre stavamo pregando, a un certo punto mi vengono due sorelle vicino, e incoraggiandomi di aprirmi davanti alla presenza di Dio e di parlare con Dio, di lodarlo. Io cercavo di farlo, però in me, secondo il mio carattere, non era molto aperto, non ero molto aperta davanti al Signore. Chiedevo, ma c'era qualcosa che mi bloccava un pochino, sempre facendo parte del mio carattere. E io ho ascoltato queste due sorelle e ho cominciato a lodare il Signore, a glorificarlo, a ringraziarlo anche in anticipo di questo battesimo nello Spirito Santo che non avevo ancora ricevuto, e questa è la fede che mi si alimentava. E all'improvviso, mi scese questo dono dello Spirito Santo e cominciai a parlare in altre lingue, a glorificare Dio. La gioia è stata veramente continua e profonda. E lo Spirito Santo è un'esperienza, l'ho sentita come un'esperienza profonda con Dio. È una comunione, la vera comunione con Dio. È una delle promesse di Dio per coloro che lo accettano. Non è stato un evento passeggero che poi sia finito, scusatemi, che poi sia finito. È una nuova vita di adorazione. Ci si rafforza, mi sono sentita rafforzata spiritualmente. Un'altra, ancora il Signore continuava a cambiarmi, proprio in questo, a farsi conoscere in me, proprio attraverso questo dono dello Spirito Santo. È stata una potente effusione dello Spirito Santo, che è stata necessaria ed è necessaria per tutti i credenti. E questa è una grande forza. Infatti è scritto nella Bibbia, nel libro degli Atti 1:8, c'è scritto: ma voi riceverete potenza è una forza molto enorme, quando lo Spirito Santo verrà su voi. Quindi io invito chi non è stato battezzato nello Spirito Santo di chiedere questo dono prezioso, perché è la potenza di Dio, è una comunione con il Signore che ci fa sentire proprio ancora di più di prima questa intimità con Dio, e aumenta la nostra fede man mano che noi andiamo avanti nel cammino. Amen. Prima di dare un ultimo messaggio a coloro che ci ascoltano, ecco, è buono che ci soffermiamo ancora una volta sul battesimo dello Spirito Santo, questo dono meraviglioso che il Signore ha promesso a tutti coloro che lo chiedono, a tutti coloro che lo cercano. Gloria al Signore. Allora, dobbiamo tornare indietro, dobbiamo ritornare, i versetti sono tanti, comunque ci soffermeremo su Gioele 2,
questo testo che un po' tutti conoscete, dice: dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui miei servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Questa promessa poi ha la sua attuazione in Atti capitolo 2. Dice: quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Quando le persone poi che erano lì, insomma, ascoltarono queste persone, questi credenti battezzati nello Spirito Santo, qualcuno disse in mezzo a loro che erano pieni di vin dolce. Allora in quel momento si alzò Pietro, guidato dallo Spirito Santo, e diede un messaggio potente. Ed è scritto al versetto 37: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore, dissero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Qualcuno ha detto che lo Spirito Santo era solo per gli apostoli. Attenzione alle parole successive: perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani e per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quindi, fratelli e sorelle, il battesimo nello Spirito Santo è per coloro che lo cercano, per chiunque. A conferma, se noi andiamo in Atti 19, non voglio leggere tutti i versetti perché sarebbero veramente tanti. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse a Efeso e vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Come vedete, come spesso diciamo noi, anche se non è molto bello dirlo, non era un optional, era qualcosa di necessario nella Chiesa del Signore, come ancora oggi è necessario. Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Gli risposero: non abbiamo neppur sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Egli disse loro: ma con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Essi risposero: con il battesimo di Giovanni. Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signor Gesù, e avendo in Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Ne ho sentita un'altra, scusate, un'eresia, e sempre su questo argomento. Dice: no, perché lo Spirito dava delle lingue per parlare con coloro che erano lì presenti. Beh, io penso che si capivano questi 12 discepoli con Paolo, non c'era bisogno che intervenisse lo Spirito per far capire a Paolo qualcosa, quindi evitiamo queste eresie. Qui dice la parola del Signore che parlavano in lingue e profetizzavano. Quindi nella Chiesa antica, cari fratelli e care sorelle, nella Chiesa apostolica, il battesimo nello Spirito Santo era essenziale. Amen, è vero, so che siete tutti d'accordo su questo. Vedete, avete notato nella testimonianza della sorella Ornella, ha raccontato che nella chiesa, in quel periodo, c'erano tante riunioni di preghiera, sia nella chiesa e sia nelle case. Io me lo ricordo, anche se ero piccolo. Si pregava molto. La chiesa deve tornare a questo, fratelli e sorelle, come servizio principale. Adesso noi abbiamo tante attività, tanti servizi, io non entro nel merito perché non è nel mio carattere, però voglio dire qualcosa: dobbiamo ritornare alla preghiera, dobbiamo ritornare ad attendere la guida dello Spirito Santo. Qualcuno sicuramente dirà: ma io già lo faccio. Ben per te,
ben per voi, però dobbiamo insistere su questo, perché solo attraverso la potenza dello Spirito Santo noi riusciamo veramente a compiere l'opera di Dio, altrimenti diventiamo presuntuosi. Scusate questo modo di parlare, presuntuosi perché pensiamo di fare da soli, pensiamo di raggiungere le anime noi con i nostri mezzi, e quindi e questo non è possibile. Noi Gesù un giorno ha detto: voi senza di me non potete fare nulla. Fratelli, sorelle, pastori, non pastori, dottori, insegnanti, dobbiamo essere consapevoli di questo, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Noi vogliamo vedere un risveglio in questa nazione, e allora dobbiamo tornare alla preghiera e alla vera consacrazione. Signore, aiutaci tutti insieme. Sorella Ornella, ci dai una piccola esortazione per coloro che ascoltano, quello che senti nel cuore? Posso dire che dobbiamo considerare quello che ha fatto Gesù. Lui ha lasciato la gloria del cielo, è sceso qui sulla terra, si è fatto uomo, è andato sulla croce, è risorto, e questo l'ha fatto per noi, per me, per te che ascolti. Io mi dichiaravo atea, io mi rifiutavo nettamente, nonostante che io sapevo la parola del Signore, quello che era scritto. E quindi io ti dico: cerca di dare la tua vita al Signore, vai e come dice la parola, come ho detto prima, entra nella tua cameretta, stai in silenzio davanti al Signore, stai in silenzio, da solo, da sola, prega al Signore, chiedi al Signore che si facesse sentire nella tua vita, nel tuo cuore, perché Dio ti può trasformare, ti può cambiare e ti terrà pronto per un giorno. Noi qui non camperemo sempre, si sa, poi stiamo vedendo questo periodo di pandemia e quanti ne stanno morendo. Quindi la nostra vita qui sulla terra non è per sempre, ma l'anima nostra è eterna. Il nostro fisico, noi moriamo, ma l'anima no. Quindi sarà morta se saremo distanti dal Signore, ma sarà morta per tutta l'eternità. E lì dice, è scritto nella parola di Dio, ci sarà il pianto e lo stridore dei denti per chi non accetta il Signore. Questo non sono parole mie, è scritto nella Bibbia. Ma invece accettando il Signore noi abbiamo non soltanto la vita qui con il Signore, ma l'avremo futura insieme col Signore, e sarà tutto diversa la vita. Poi non voglio trattenermi troppo con la conoscenza biblica, e quindi ecco perché ti invito: accetta Gesù nel tuo cuore, colui che ha dato la sua vita per te. Dio ti benedica. Gloria a Dio, sorella Ornella, grazie per queste parole. E noi speriamo che vengano accettate da coloro che ascoltano. C'è una richiesta di preghiera per Martina. Vogliamo pregare dopo il Signore insieme affinché Dio possa intervenire. Gloria al nome santo del Signore. Fratelli, vi vorrei far ascoltare un cantico che hanno fatto Maurizio e Francesca, il testo del cantico. Ed è molto bello. E vogliamo, mentre ascoltiamo questo cantico, vogliamo proprio invitare lo Spirito del Signore a entrare nel nostro cuore. Ascoltiamolo con tutto il cuore. E avverrà negli ultimi giorni che Dio spanderà il suo spirito sopra ogni persona. E lo spirito tuo su noi scenderà, e la gloria tua per noi splenderà. Ci sosterrà e ci guiderà.
glorioso su noi soffierà. Amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore che stia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Gloria al nome santo del Signore. A Dio sia la gloria. Alleluia. Adesso vorrei invitarvi, fratelli, sorelle, voi che quelle persone che sono collegate, che si trovano, che stanno ascoltando, insomma, quello che abbiamo detto, a inginocchiarvi, a chiudere gli occhi davanti al Signore e a pregarlo, a chiedere in questo momento, in questo istante, che il Signore entri nei nostri cuori. Vogliamo farlo, fratelli e sorelle. Gloria al nome santo del Signore. Adesso riaprirò l'audio così tutti quanti possiamo pregare il Signore. Mi raccomando, le voci basse. Gloria al nome santo del Signore. Alleluia. Vieni, Spirito di Dio. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Gesù. Ti adoriamo, ti adoriamo, grazie, ti glorifichiamo. Il tuo nome, Padre. Grazie per la tua fedeltà, Signore. Grazie per il tuo amore, Signore. Alleluia. Abbiamo bisogno di te, Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Tu sei il Dio fedele. Gloria al nome santo del Signore. Gloria a te, grazie Dio d'amore. Grazie Dio d'amore. Grazie Dio d'amore. Gloria al tuo nome, Signore. Meraviglioso, meraviglioso sei, Signore. Meraviglioso sei. Gloria a te, te, Gesù. Abbiamo bisogno di te, Signore, dell'intervento tuo nella nostra vita. Gloria al tuo nome, Signore. Il tuo nome, Signore. Gesù. Dio d'amore, Dio d'amore, Dio d'amore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome. Grazie per il tuo amore. Grazie, Padre. Gloria a te, Gesù. Gloria a te, Signore. Ti adoriamo, Signore. Alleluia. Alleluia. Santo,
santo, santo, meraviglioso, te la lode, te la gloria, gloria a te, Signore, gloria a te, vieni Spirito Santo, gloria a te, Signore, glorifica te, glorifica te, chi lo sente nel cuore può innalzare delle preghiere, delle brevi preghiere, ma sempre gloria a Dio. Grazie, Dio. Gloria a grazie, gloria a Dio, Padre, sei meraviglioso, gloria a Dio d'amore, gloria a Dio, santo, 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 gloria a te, Gesù, grazie Dio d'amore, grazie Dio d'amore. Gloria al tuo nome, grazie Dio d'amore, Signore, fa che questo nuovo anno possiamo vedere un risveglio nella nostra vita, questa nazione, Signore, gloria al tuo nome, della tua potenza possa scendere, Signore, nuovamente, gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome, Signore, possiamo vedere l'opera tua, Signore, quella genuina, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, Signore, ti ringraziamo, ti glorifichiamo, grazie Padre Santo, grazie Padre Santo. Gloria al nome santo del Signore, gloria al nome santo del Signore, a te la lode, a te la gloria, Spirito Santo, vieni, scendi su di noi, il tuo nome, Signore, Dio d'amore, Dio d'amore, Dio d'amore, alleluia, 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 tu solo puoi portare ristoro nei cuori, la salvezza, la certezza della vita eterna, gloria a te Gesù, fortifica il tuo popolo, gloria a te. Grazie, ti ringraziamo in questa sera, innanzitutto io ti ringrazio per la testimonianza che ho potuto condividere con gli altri. Signore, ma ti ringraziamo soprattutto per la tua parola, perché la tua parola è verità. Signore, come è scritto nella tua parola, che tu hai tanto amato il mondo, che tu hai dato il tuo figliuolo unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Grazie, perché la tua parola è verità, che l'abbiamo sperimentata, la stiamo ancora sperimentando, Signore. Signore, per crescere meglio nelle tue vie, per conoscerti di più, Signore. E noi ti preghiamo per coloro che non hanno mai fatto questa esperienza, Signore. Noi sappiamo che tu li ami, Padre. Ti preghiamo che nel nome di Gesù tu li tocchi, Signore. Che tu cambi la tua vita, Signore. Che tu li renda veramente gioiosi e felici come tu solo sai fare, Padre. Perché tu sei Dio, Signore. Tu non sei uomo. Tu ci conosci a fondo coloro che hanno ascoltato, Signore, questa riunione, Padre nostro. E noi ti ringraziamo perché tu farai al di là, Signore, quello che ti stiamo chiedendo, perché tu sai le loro necessità, Padre, il Signore. Noi ti ringraziamo e benedici le loro famiglie, le famiglie che noi anche qui rappresentiamo, Padre. Grazie perché tu ascolti le preghiere, Signore. Signore, le preghiere di tutti, Signore, che vengono, che si avvicinano a te, Signore. E ogni cosa te la chiediamo, Signore, ti ringraziamo nel nome del tuo amato figliuolo, Cristo Gesù. Che tu... Amen. 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 Gloria a Dio. Io vorrei interrompere la preghiera adesso per poi riprenderla. Gloria al Signore, perché vorrei chiudere la live con YouTube
e proseguire la preghiera tramite Zoom, così possiamo continuare a pregare. Ecco, voglio invitare anche voi che siete spettatori a pregare nelle vostre case. Se volete partecipare a questa preghiera, se avete il desiderio di pregare, di cercare il Signore, basterà che mi contattate, insomma, mi contattate attraverso il numero di cellulare che oramai sta un po' dappertutto. Noi tutti i giorni preghiamo attraverso Zoom e anche in presenza, in chiesa, ovviamente. Non è che abbiamo solo Zoom. Martedì e la domenica stiamo in chiesa. Quindi adesso chiudo la riunione, però se chi si vuole fermare per pregare il Signore può farlo. Quindi vi saluto nell'amore del Signore, saluto gli ascoltatori di YouTube. Dio vi benedica con la speranza, ecco, che quanto è stato detto in questa sera possa avere incoraggiato voi a cercare di più il Signore insieme con noi, ricercare la presenza di Dio, la salvezza in Cristo Gesù, il battesimo nello Spirito Santo. Fratelli, sorelle, non ci fermiamo, andiamo avanti, perché il Signore ci ha fatto delle promesse e quelle promesse Egli le manterrà. Amen. Quindi interrompo adesso la live.